che prima poteva sembrare una pizza, invece con questo telefono, questo qui mi sentite molto meglio, un gelato migliore. Io sono molto contento di vedere questa fortissima unità di intenti, però sono anche del parere che non è soltanto urlando che si ottengano le cose, legandosi davanti all'ospedale. Allora la mia proposta è quella del cosiddetto piano B, nel caso in cui non veniate ascoltati, perché mi sono preso la legge, no? La legge è il decreto europeo del 2015 numero 70 del Ministro della Salute. La legge ha un allegato, l'allegato prevede, c'era che bella bagliata che mi ha fatto, stavo guardando proprio lì quando ha fatto la foto, la legge prevede nel punto 2.2 come sono istituiti i presidi ospedali, perché la legge prevede di sistemare gli ospedali in Italia portando a 3,7 posti letto per 1000 abitanti. Intanto questo posso dire che è una cosuccia che non va bene, perché la Francia ne ha 7, la Germania ne ha 8, noi perché dobbiamo averne 3,7? È vero che se è un bel posto ci si ammala di meno, forse qui andiamo al mare e siamo meglio in salute. Lo 0,7% di questi posti letti doveva essere per la lunga degenza e il 3% per gli acuti. Allora, la suddivisione degli ospedali per acuti è di tre tipi. Il primo è l'ospedale di base. L'ospedale di base prevede, un bacino di utenza compreso tra 80 e 150.000 abitanti. Cosa vuol dire? Vuol dire che i luoghi disagiati a 80.000 abitanti possono già pretendere un presidio di base. E che cosa ci sarebbe in un ospedale così fatto? Ci sarebbe un pronto soccorso, una medicina interna, una chirurgia generale, un'ortopedia, anestesia, servizi di supporto in rete, guardia attiva, regime e quota di disponibilità delle 24 ore, radiologia, laboratorio, emoteca. Letti di breve osservazione intensiva. Voi, secondo me, dovete puntare a questo, non perdete tempo. Come fate a puntare a questo? Vi do un consiglio, la legge prevede anche la collaborazione interregionale, per esempio se c'è un ospedale, servizio di, i grandi unzionati. I grandi unzionati, non è che ci può essere un ospedale per grandi unzionati a Bologna, uno a Modena, siccome i grandi unzionati sono pochi, c'è un ospedale per grandi unzionati ogni 4 milioni di abitanti, ogni 6 milioni di abitanti, e questo è il principio che viene previsto. Dice, ma noi come facciamo ad arrivare a pretendere o perlomeno a chiedere? Beh, insomma. Allora, intanto voi potete chiamare dentro Fiorenzuola, che è giusto accanto a voi, no? Fiorenzuola, lo chiamate dentro, giusto accanto a voi, voi siete un distretto di 77.000 abitanti, ve ne aggiungete 4.726 da Fiorenzuola e andate già a 81.700, e quindi rientrate nella previsione di legge. Poi, scusate, avete qui accanto Monzuno con altri 6.300. Voi, se fate questa operazione, vi trovate con 88.000 abitanti, quindi rientrate perfettamente nel dispositivo di... Allora, allargate, rivolgetevi anche a qualche extraterrestre, andate a Firenze, potete prendere soldi anche dalla Toscana per questo tipo di operazione, ma voi dovete puntare qua, non l'OSCO, ma per carità, l'OSCO è un insulto. È un insulto, scusate. No, per questo distretto potrebbe esserci uno schino, cioè un piccolo 5-6 posti letto dove chi va nell'osco? Vanno quelle persone con multimorbidità provenienti da struttura ospedaliera per acuti o riabilitativa, pazienti fragili, cronici provenienti dal domicilio. Ma qua voi siete, mica siete tutti, età media 82 anni negli osco, ma siamo matti, siete, io vedo molti giovani qua, che sfere fate voi di un osco? Allora, voi fate barricate, non servono? No, ma se non servono, avete un altro strumento, lo strumento legale, perché voi rientrate perfettamente ai limiti di legge, perché potete utilizzare quello che dice questa legge.
fate una bella associazione, non c'è bisogno di fare un unico comune, fate una bella associazione, chiamate dentro, come si chiama, Monzuno e Fiorenzuola, chiedo scusa, io sono un laziale, io sono trapiantato qui da tanti anni, che non sono così. Ma voi avete tutti gli strumenti. Quando andate alle trattative, dice no, non è che noi lo vogliamo, noi dobbiamo averlo perché abbiamo i numeri previsti dalla legge. Abbiamo tirato dentro Monzuno e Fiorenzuola e non è che ci potete far fessi così, e noi vi portiamo al TAR, perché queste sono delibere e le delibere si impugnano, si impugnano. Bravo! State tranquilli, non mi presento alle elezioni politiche. Non perché fate preoccupare i politici, mi ripresento alle elezioni dell'ordine e se non mi sparano da qualche parte forse gliela rifaccio, no? Io poi ho dato un'occhiata, che sono delle ricerche fatte sull'Università di Bologna e di Perugia sugli OSCO. E insomma, signori, insomma, anche età media 82 anni, vi dicevo, e i livelli di miglioramento tra l'ingresso e l'uscita fanno una serie di parametri, fanno dei numeri, se uno si sa vestire è una cosa, se uno si sa vestire, se scende le scale, bla bla, così, così. Insomma, vanno da 10, da 0 a 100. Beh, insomma, punteggio all'ingresso medio la missione 28, uscita 36. Sono tutti vecchietti che sono rimasti vecchietti, insomma, quindi non legge come. Beh, credo di aver espresso abbastanza.